Si ricorda come avete impostato il lavoro di sceneggiatura lei e Zapponi a partire dalla storia di Cavara? Sì, mi ricordo la prima volta che ci siamo visti con Zapponi, mi ricordo ancora la prima volta, era da Canova a Piazza del Popolo e lui aveva letto la cosa che avevamo scritto con Cavara e si disse non va bene, rimane un po' così. E poi insomma tutti insieme abbiamo rilavorato la sceneggiatura e a parte il fatto che poi sono diventato grande amico di Bernardino Zapponi, con cui ho fatto altri film, anche miei dopo, lui fu il primo sceneggiatore che accettò anche la mia firma con la collaborazione, mi ricordo, mi fece fare questa svolta, insomma. E, insomma, fu un lavoro piacevolissimo e divertentissimo anche, poi ero molto giovane, quindi figuriamoci, il film. Devo ancora, anzi, ho parlato di Bernardino, ma vorrei parlare più di Cavara perché lui veramente è stato per me, non dico un padre perché non eravamo così distanti di età, ma insomma, una persona che oltre ad essere un bravo regista era un grande gentiluomo. E mi ha aiutato molto a, così, a esordire, insomma, a venire fuori dall'anonimato. Infatti poi abbiamo scritto un soggetto insieme che ha avuto una certa fortuna, che poi ha fatto il film con l'attuale, eccetera. Però lui è stato forse il primo personaggio che ho incontrato nel rutilante mondo dello spettacolo che mi ha dato un grandissimo aiuto, una persona fantastica. E nel film fa anche l'attore. Ci ricorda qualche aneddoto sul set che si ricorda? Ma io ho fatto l'attore per il semplice fatto che lui aveva molta simpatia con me, poi io sono sempre stato un po' attore, un po' saltimbanco, nel senso che molti sceneggiatori lo sono, anche certi registi, a furia di lavorare insieme con gli attori, insomma, certe volte è vero che le sceneggiature, anche i libri si scrivono quasi più con l'orecchio che con l'altro, quindi ho conosciuto molti sceneggiatori che sono attori nati. E allora lui notò questa cosa quando rileggevamo la sceneggiatura e mi disse: ma questo personaggino che sta accanto a Michele Placido, che sarebbe una specie di suo tirapiedi, un autista, dice fallo tu. E io l'ho fatto perché facevo l'aiuto, non tanto perché non sono mai stato bravo a fare l'aiuto, però facevo l'assistente, facevo un po' di produzione perché ero coinvolto nella produzione. Facevo l'attore, avevo fatto lo sceneggiatore, insomma, però insomma, fu il primo film dove insomma, facevo un po' di tutto e ho imparato qualcosa, insomma, le prime cose che ho imparato le ho imparate lì. La sceneggiatura è cambiata durante le riprese o rimase sostanzialmente immutata? No, la sceneggiatura, non essendo manovrata, maneggiata o smanacciata dai comici che in genere a volte anche con grande intuito e grande razza riescono a mettere del loro, perché il comico è un po' autore anche di se stesso, e no, quello era un giallo, anche se con delle così, ogni tanto delle ammiccate ironiche, però la sceneggiatura è stata seguita proprio fedelmente, sì, fedelissimamente. Aneddoti di set non me ne ricordo, mi ricordo proprio una volta che c'ero ancora io sul set e Paolo Cavara divenne matto perché ci portarono un attore che avevamo preso a Milano che doveva fare una piccola parte e c'era una faccia fantastica e ci era piaciuto moltissimo, diceva tanto delle due battute che sarà mai, per fargli dire queste due battute abbiamo perso mezza giornata. Ecco, questo non lo ricordo bene. E c'era anche un attore americano famoso, oltre Eli Wallach. C'era un attore che poi sarebbe diventato famoso e si chiamava Tom Skerritt, che poi insomma, ha fatto anche tanto cinema americano importante, insomma. Per esempio Alien, per esempio. Il primo, sì. Il film ha un cast internazionale di tutto rispetto. Come si ricorda il rapporto tra il regista e gli attori? Cavara non aveva problemi, intanto
perché, come ripeto, non è un modo di dire perché lui non c'è più, perché eravamo grandi amici, però era veramente un grandissimo gentiluomo e oltre a sapere quello che voleva, c'aveva modo, c'aveva razza, c'aveva stile, c'aveva gusto e quindi riusciva ad avere un rapporto straordinario. Oltretutto lavorava non soltanto con attori italiani ma anche stranieri, perché con Eli Wallach parlava soltanto inglese e Tom Skerritt idem. E quindi certe volte ci dovevamo abituare appunto a chi diceva la battuta in inglese, rispondere in italiano, capire gli attacchi, so, cose che si sono sempre fatte al cinema, però per me era la prima volta, per cui mi sembrava geniale quest'uomo che si muoveva con un'enorme grazia, dolcezza e tenerezza e però riusciva a ottenere tutto quello che voleva. Questo è l'unico film in cui è sceneggiatore per gli altri. Come mai non è capitato di scrivere altri copioni a parte quello che ha diretto? Altri copioni. Sì. No, è che purtroppo Cioè, questo. se lei va a cercare su Wikipedia, cosa eccetera, io risulto come se avessi sceneggiato solo questo film. Invece io ho scritto tantissimi film prima di fare il regista, ma proprio tanti. Ho lavorato con l'Attuada, ho lavorato con Nanni Loi, con Dino Risi, con Marco Ferreri, con Lina Wertmüller, con Vesta Campanile. Ho fatto una montagna di sceneggiature che però non so perché se lei va su internet non le trova, non ho mai capito come mai, né me ne sono mai occupato di chiarire. Infatti ho lavorato per tantissimi registi e non solo come sceneggiatore quando facevo soltanto lo sceneggiatore, ma anche quando ho fatto il regista, superando lo scetticismo di certi che poi siamo diventati amici come Risi, Walter o Ferreri. Avevo già fatto perlomeno due o tre film da regista e mi sono proposto come sceneggiatore, l'ho fatto e mi è piaciuto. A me mi diverte ancora oggi, non lo so cosa se mi diverte più scrivere o fare il regista. Devo capire. Lei predilige insomma la commedia e non ha mai girato film di genere giallo. Cosa pensa del film giallo in genere? Quali sono le sue caratteristiche secondo lei per funzionare? Io non ho mai girato film al cinema gialli, salvo che proprio sul set di Cavara una sera ci siamo divisi i compiti e io ho dovuto girare la scena di un delitto su un autobus che girava per Milano, dove veniva ammazzata, non so perché Paolo stava girando un'altra cosa, allora è andata la macchina da prendere, eccetera, gli attori, tutto quanto, siamo saliti su questa cosa. E quindi diciamo che girai questa scena efferata, perché questa piana botta in testa. E poi al cinema gialli pochi, in televisione sì, perché unendo sempre, come ho sempre fatto io, un po' la commedia anche al giallo, feci prima la prima serie di Don Matteo dove c'erano il giallo e c'era la commedia, poi ho fatto due serie di Giudice Mastrangelo con una Patantuono dove c'era la risata ma c'era anche una storia gialla. E poi, detto fra di noi, sono un divoratore di libri gialli, proprio un divoratore, nel senso che ne ho sempre letti e ho sempre anche guardato con attenzione i gialli, ho cominciato facendo lo sceneggiatore negro di gialli, di Nero Wolf piuttosto che di Sherlock Holmes o altre cose, e mi ricordo che questo mio maestro mi diceva: qualsiasi film tu scriverai, impara dai gialli, cioè impara, anche se è una commedia, il racconto deve avere sempre una tensione, così come nel giallo devi scoprire, vuoi sapere chi è l'assassino, perché è successa quella cosa, perché dove ti porta, eccetera. Allo stesso modo, raccontando qualsiasi altro film, crea la stessa attenzione, lo stesso interesse, lo stesso aggancia, insomma, il lettore o lo spettatore a qualche cosa che comunque incuriosisce, insomma, che tiene su l'attenzione, ecco. Come i gialli, insomma, facilmente, spesso, non dico sempre, ma spesso hanno. L'ultima domanda per me
pensa che Tanta paura è un film che poi viene rivalutato dopo tanti anni, insomma, come film, non dico di culto, però insomma, un film che ha molte caratteristiche che lo rendono unico. Lei che motivazione ne dà? Ma io mi ricordo la passione, l'entusiasmo che ci abbiamo messo allora, riuscire a mettere su anche questo ambaradan con tutti questi attori e tutto quanto, sembrava veramente un colpo pazzesco. Se allora non ebbe successo, secondo me fu soltanto perché non ci fu una distribuzione che consentì a questo film di affermarsi, perché uscì in pochissime sale con poca fortuna. E, però mi ricordo che già il mercato straniero apprezzava invece il prodotto, che si chiamava Non è tanta paura, che secondo me è anche un titolo bruttissimo. Qualcuno del cinema dopo mi ha detto, dice, bisognerebbe fare dei film e non mettere mai la parola paura, perché si sono così delle storielle del cinema. Però in inglese si chiamava Bloody Peanuts e invece piaceva moltissimo questo titolo al mercato straniero, e mi fa piacere di scoprire, perché non me ne sono più occupato, di questo film che ha avuto una sua fortuna fuori da questo paese. Allora era un film anche, se vogliamo, di denuncia, perché erano gli anni di piombo ed erano nate queste polizie private, quindi in qualche modo toccava anche una piaghetta nostra di quel momento. Però il film veramente non fu, sostanzialmente veramente non fu distribuito, nel senso che non aveva, la distribuzione non aveva le sale proprio per non c'era lanciamento, insomma, fu un po' trascurato, ecco, quindi non ebbe questa fortuna che mi fa piacere e ha meritato all'estero. Per le domande del mio figlio, se ha qualche ricordo che vuole dire lei, fuori domande. Io salvo il tributo che voglio dare soprattutto, non soltanto al film, ma soprattutto al mio grande amico scomparso Cavara, perché non era amicizia così, era proprio una grande amicizia, un grande rapporto, e vorrei che lui fosse qua a godere di questo nuovo successo che ottiene all'estero, perché se lo merita tutto, è una persona straordinaria.